Bentrovati con l'informazione di 189 News. Tangenti alla Marina Militare, ci sono altri 9 arresti, coinvolti noti imprenditori e un carabiniere. Ve ne parleremo in questa edizione. Tangenti alla Marina Militare, nuovi arresti. Fuga di agenti penitenziari dal carcere di Taranto. Una mappa di comunità per l'ecomuseo sul Mar Piccolo. Calcio Taranto, formazione da decifrare. Bentrovati con l'informazione di 189 News. Tangenti alla Marina, ci sono altri 9 arresti, coinvolti noti imprenditori, un carabiniere. Vediamo il servizio. Si scoperchia il vaso di Pandora degli appalti e delle forniture alla Marina Militare di Taranto. Questa mattina è scattato un nuovo blitz che ha portato all'emissione di 9 ordinanze di custodia cautelare firmate dal GIP Valeria Ingenito su richiesta del pubblico ministero Maurizio Carbone. 8 in carcere e una ai domiciliari. Nomi eccellenti nella lista, capeggiata dall'ex comandante di Maricommi Taranto Giovanni Di Guardo, già arrestato nelle settimane scorse assieme all'imprenditore Vincenzo Pastore, sindaco sospeso di Rocca Forzata, e alla tenente di vascello Francesca Mola, collaboratrice di Di Guardo. Per associazione a delinquere finalizzate alla corruzione e alla turbativa d'asta sono stati arrestati o si sono visti notificare in carcere i provvedimenti Giovanni Di Guardo, ex comandante di Maricommi, l'imprenditore tarantino Giovanni Perrone, gruppo Perrone Ferramenta, Valeriano Agliata, imprenditore, già consigliere comunale di Taranto, Vitantonio Bruno, imprenditore, già arrestato il 22 settembre scorso assieme al padre, alla moglie e alla sorella per bancarotta fraudolenta, false fatturazioni, dichiarazioni irregolari e truffa ai danni di enti pubblici, tra i quali la stessa Marina Militare, Marcello Martire, tarantino 54 anni, dipendente del Ministero della Difesa, l'imprenditore Pietro Mirimao, umbro di Narni, provincia di Terni, del 43, l'imprenditore Paolo Bisceglia, del 64, di Milano, residente a Messina, la fidanzata di Di Guardo, la rumena Helen Corina Boicea, del 91. Ai domiciliari, in quanto non gli viene contestata l'associazione, il carabiniere Paolo Cesari, del 63, di Ferrara, residente a Taranto. Per l'accusa, Cesari, violando i doveri inerenti alla funzione di luogotenente dei carabinieri in servizio alla Compagnia Carabinieri di Taranto, avvalendosi illegittimamente di notizie di ufficio, rivelava in più occasioni personalmente al capitano di vascello Giovanni Di Guardo o per il tramite di Marcello Martire informazioni riservate relative all'esistenza di esposti presentati nei confronti del Di Guardo al comando carabinieri di Taranto, nonché in merito alle attività di indagine in corso da parte dell'autorità giudiziaria sulla gestione degli appalti di Maricommi Taranto al fine di procurare al capitano di vascello Di Guardo e al Martire gli indebiti profitti patrimoniali. Chiedeva almeno il 10% sull'importo degli appalti e delle forniture assegnate agli imprenditori coinvolti nell'inchiesta bis sugli appalti alla Marina Militare di Taranto. Davvero ingordo appare, secondo l'accusa, il capitano di vascello Giovanni Di Guardo. Lo confermerebbero i casi di Giovanni Perrone, Valeriano Agliata e Vitantonio Bruno. Per il primo venivano consegnate personalmente al comandante Di Guardo o anche per il tramite del medesimo Martire o della Boecea il 10% circa del valore degli affidamenti, assegnati pari a 371.782,44 euro. Per Valeriano Agliata sono state riscosse dal Di Guardo direttamente o sempre tramite Martire e la rumena Boecea somme di denaro pari al 10% di quasi 2 milioni di euro. Ma anche altre utilità del tipo noleggio, riparazioni di autovetture, capi di abbigliamento firmati, canoni di locazione per abitazioni e pagamento delle relative utenze, acquisto di arredi e lavori di ristrutturazione di immobili, pagamento del conto presso numerosi ristoranti. Nel caso di Vitantonio, detto Antonio Bruno, un importo complessivo corrispondente al 10% circa degli affidamenti assegnati, pari a 1.165.388 euro.
Arrestato è ai domiciliari un ex militare della Capitaneria di Porto di Taranto, Antonio Castrignano, per falsa testimonianza. Secondo l'accusa, l'uomo, già coinvolto in procedimenti per furto di energia elettrica, truffa e violenza privata, avrebbe reso dichiarazioni non veritiere durante un'udienza svoltasi l'8 aprile del 2016 davanti al Tribunale di Brindisi. Il processo, in corso di svolgimento, è a carico di due vigili urbani di Francavilla Fontana, accusati di concussione per aver chiesto del denaro a un commerciante, minacciando in caso contrario di sequestrarle un'area di sua proprietà. Nel corso della deposizione, Castrignano, quale testimone citato dalle difese, avrebbe omesso di riferire circostanze utili a qualificare il suo rapporto con uno dei due imputati, omissioni riguardo a fatti accaduti su cui i carabinieri della compagnia di Francavilla, coordinati dalla procura, hanno trovato riscontri nel corso di indagini eseguite sui suoi spostamenti. All'epoca della deposizione, il maresciallo era ancora in servizio. Senza sosta le attività dell'hotspot al porto mercantile di Taranto. Nella tarda mattinata di ieri si è registrato un nuovo sbarco di migranti. A bordo della nave militare spagnola Navarra sono infatti giunti 522 profughi, di cui 328 uomini, 108 donne e 86 minori. Si tratta per la maggior parte di nuclei familiari provenienti dal Nord Africa. Le condizioni di salute sono abbastanza buone e non ci sono casi di criticità. Contrasto al fenomeno del lavoro nero ed irregolare da parte dei finanzieri di tutta la regione. Nel 197 interventi eseguiti sono stati scoperti 191 lavoratori impiegati totalmente in nero, oltre a 16 lavoratori la cui posizione è risultata irregolare, con la conseguente verbalizzazione di complessivi 89 datori di lavoro. Ben 315 invece sono le posizioni lavorative ancora in fase di definizione, per le quali sono necessari ulteriori accertamenti. Situazione insostenibile al carcere di Taranto, decine di agenti chiedono di essere trasferiti di servizio. Una quarantina di agenti della polizia penitenziaria in servizio nella casa circondariale di Via Magli a Taranto chiede di essere trasferita altrove. Il SAP, sindacato degli agenti penitenziari che ha diffuso la notizia, ritiene che tra non molto accadrà anche Lecce. Le motivazioni alla base della richiesta di andar via dal capoluogo ionico vanno dal sovraffollamento dell'istituto di pena alla carenza di organico, mancano almeno 60 unità, e alla serie di problematiche ad essa legate. I carichi di lavoro risultano eccessivi e non più tollerabili. La sicurezza degli stessi agenti viene meno, frequenti quasi quotidiani gli episodi di aggressione da parte dei detenuti. Gli agenti sono costretti anche a subire le minacce di morte lanciate da questi ultimi. Un estremo gesto di protesta, dichiara il segretario nazionale del SAP, Federico Pilagatti, riconducibile all'impossibilità di lavorare per le ragioni già esposte, più volte denunciate e portate all'attenzione delle istituzioni con diverse proteste, scioperi della fame e incontri con prefetto e sindaco. Una situazione ormai giunta al capolinea che non rappresenta, continua Pilagatti, una rivendicazione sindacale a difesa dei lavoratori, ma viene confermata anche dal provveditore regionale che ha più volte chiesto ai suoi capi romani l'avvio con urgenza di un interpello nazionale al fine di far giungere nelle carceri di Taranto e Lecce forze nuove che possano portare ossigeno ad una situazione che può esplodere con effetti devastanti per tutti. I carabinieri della compagnia di Manduria hanno rilevato in località San Pietro in Bevagna, contrada Scalella, un abbandono incontrollato di rifiuti di vario genere, costituito da materiale plastico e ferroso, nonché materiale di risulta e pannelli Ethernet, disseminati lungo il ciglio della strada per un'estensione lineare di circa un chilometro. I militari hanno individuato un altro sito adibito a discarica abusiva sulla strada vicinale di Castelli, composto da altri cumuli di materiali di risulta e pneumatici dell'estensione di circa 30 metri lineari. Sono state allertate le autorità competenti per i relativi provvedimenti di bonifica. È riuscita a chiamare il figlio e chiedere aiuto perché non si sentiva bene, ma non ha fatto purtroppo in tempo ad evitare il decesso un'anziana di 91 anni che è stata trovata priva di vita nella sua abitazione al quinto piano di un edificio di Via Nitti in pieno centro a Taranto. L'anziana ieri mattina aveva lanciato l'SOS al figlio chiedendo di raggiungerla a casa in quanto non si sentiva bene, lamentando un forte mal di testa. Giunto sul posto, l'uomo, dopo aver chiamato più volte invano la sua mamma, ha allertato i vigili del fuoco per entrare nell'appartamento. Forzata la porta d'ingresso, la donna è stata ritrovata senza vita. Sul posto, il 118 e i carabinieri.
Rapina a mano armata ieri sera all'orario di chiusura del supermercato Todis di Via Lemmania Grecia, Taranto. Ad agire è stato un malfattore con il volto coperto. Armato di pistola, ha minacciato i dipendenti dell'esercizio commerciale, costringendo loro di consegnare il denaro che era nel registratore di cassa. Il bottino ancora da quantificare, quindi la fuga a bordo di un'auto nella quale si trovava un complice. Sono in corso le indagini della Polizia di Stato. Una mappa di comunità per l'Ecomuseo di Taranto, se ne è parlato ieri pomeriggio nel corso di una conferenza stampa. Vediamo. Community Mapping School e attività propedeutica all'elaborazione della mappa di comunità nell'ambito del progetto Ecopamar Ecomuseo Palù della Vela e Mar Piccolo. Se ne è parlato ieri pomeriggio nel corso di una conferenza stampa. Il progetto, del quale il WWF Taranto Onlus è ideatore e soggetto responsabile, risultato vincitore del bando Ambiente 2015 finanziato da Fondazione Con il Sud, sostenuto dal Comune di Taranto e dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e supportato operativamente da ARPEC Puglia, Xscape e altre realtà pugliesi che operano in diversi settori collegati all'ambiente, è finalizzato alla realizzazione di un ecomuseo per documentare, conservare e valorizzare la biodiversità in un'ottica di sviluppo ambientale, economico e socioculturale. Presentiamo stasera l'Ecomuseo della Palù della Vela, un bellissimo progetto che viene dal basso in collaborazione con WWF, Comune di Taranto e Università e una serie di associazioni. Molto bello che finalmente si rilancia la palude e la sua ricezione. Quindi il vero scopo è di formare e di iniziare a fare delle bellissime giornate per il recupero ambientale, quindi cominciando la giornata della canoa, del trekking, della bicicletta, e per valorizzare e soprattutto migliorare la qualità ricettiva dell'oasi stessa. Abbiamo partecipato con una quota intorno ai 40.000 euro per poter, che saranno usate per costruire delle strutture ricettive, capanne in legno e così via. L'architetto Marco De Gaetano ha presentato il calendario delle attività della Community Mapping School. Allora, il progetto nasce con una collaborazione con il WWF di Taranto che sta promuovendo la costituzione di un ecomuseo della Palù della Vela, che ora è una riserva regionale orientata. C'è l'idea di trasformarla in ecomuseo e per fare questo è necessario svolgere una serie di attività, tra cui quella in cui siamo direttamente coinvolti è quella della costruzione della mappa di comunità. Che cos'è una mappa di comunità? La potremmo definire un patto con la cittadinanza che si riconosce all'interno di un territorio e costruisce insieme questa identità culturale dei luoghi e quindi è una stratificazione di conoscenze, di saperi e anche di identità del luogo che praticamente vengono riversate all'interno di questa mappa che poi diventerà un po' il filo conduttore e la guida di questo ecomuseo. Le attività si svolgeranno nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il senatore Dario Stefano, presidente della Puglia in più, ha chiesto al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Delrio di riferire in aula sulla drammatica vicenda della mobilità pugliese. Alla luce dei disagi di questi giorni sulla rete del trasporto pubblico in Puglia, con l'entrata in vigore del limite a 50 km orari per motivi di sicurezza, ha dichiarato Stefano, chiedo al ministro Delrio di venire a riferire in aula perché i pugliesi hanno il diritto di sapere se esiste un piano di sviluppo e di ammodernamento delle linee gestite da Ferrovie Sud-Est e soprattutto se il Ministero si stia effettivamente adoperando per allineare gli standard della mobilità della nostra regione, sia su binario che su gomma, a quelli delle altre regioni del nostro paese. E la BCC ha presentato ieri nella filiale di Grottaglie il suo bilancio integrato 2015. Il nostro servizio. Responsabilità sociale e sviluppo sostenibile sono i punti cardine del bilancio integrato 2015 presentato dalla Banca di Credito Cooperativo di San Marzano ieri pomeriggio presso l'auditorium della filiale di Grottaglie. Uno strumento, il bilancio integrato, che l'Istituto di Credito Pugliese ha scelto di utilizzare da diversi anni per illustrare come strategia, governance, performance e prospettive future
che consentano alla banca di creare valore nel contesto in cui opera. La presentazione è stata affidata a Mauro Russi Fusco, in rappresentanza dell'Ufficio Pianificazione e Controllo della BCC di San Marzano, che ha sottolineato come il bilancio integrato sia sostanzialmente il risultato di una strategia di comunicazione orientata a fornire un'informativa completa sugli aspetti finanziari e non, ambientali e sociali ad esempio, connettendo strategia, governance, modello di business, gestione del rischio, remunerazione e sostenibilità per testimoniare la capacità della banca di creare valore. Per l'edizione 2015 la veste grafica è stata affidata ad un artista tarantino, Gianmarco De Francesco, che ha interpretato con grande maestria i valori e i principi fondanti della banca attraverso una serie di tavole illustrate che sono state esposte alla stregua di opere d'arte nell'auditorium della banca. Ha presenziato all'iniziativa il direttore generale della BCC di San Marzano, il dottor Emanuele Di Palma. Il bilancio integrato altro non è che una evoluzione importante del bilancio fiscale, quindi noi non ci limitiamo ad esporre i numeri della banca, intesi come raccolta, impieghi, utile e via di seguito, si va molto oltre, si va a misurare l'impatto di tutta le attività economiche della banca sul territorio, in pratica si vanno a misurare quali sono i fornitori della banca e quindi quale esborso c'è da parte dell'istituzione nei confronti di questa parte del tessuto sociale, si vanno a misurare tutte le iniziative di carattere culturale, di carattere sociale che impattano sul territorio, si va a misurare il grado di soddisfazione degli stakeholders, quindi una vera e propria risonanza magnetica dell'attività della banca sul territorio, quindi non solo i conti della banca, ma come i conti della banca interfacciano col territorio. È una iniziativa europea, siamo fra le prime banche d'Italia che riescono a portare a termine un prodotto di questo tipo, naturalmente lo abbiamo fatto in collaborazione con una società internazionale, la KPMG, perché ci sono degli standard europei da seguire. Il prodotto che anche quest'anno siamo riusciti a portare a compimento lo possiamo considerare veramente con orgoglio un prodotto di eccellenza. E passiamo allo sport. Taranto oggi nella partitella in famiglia, Papagni trova nuove soluzioni per centrocampo e attacco. Il servizio di Leo Spalluto. Sarà un Taranto bello di giorno? È il desiderio di tutto lo staff rossoblu dopo l'ufficializzazione del nuovo orario di inizio della partita di domenica prossima a Catanzaro. Per la prima volta nel corso della stagione, l'11 di Papagni giocherà di pomeriggio alle 16.30 e punta a lasciare il segno sul terreno del Ceravolo. La speranza è che la Calabria porti di nuovo fortuna per bissare il successo esterno conquistato a Cosenza. Al di là della indisponibilità ormai acclarata di Altobello e Stendardo, Papagni utilizzerà la partitella in famiglia del pomeriggio per sperimentare nuove soluzioni per linea mediana e reparto avanzato. Le alternative non mancano, sia sulle ali con Paolucci e Potenza in pole position che in attacco in bilico tra due soluzioni, una punta e due esterni a sostegno oppure due punte e un trequartista alle spalle. Bollino sembra il più sicuro di indossare una maglia, Viola è il più adatto a mutare facilmente posizione. Nel frattempo sotto traccia continuano a seguirsi rumors di mercato. I nomi sono top secret, ma al Taranto è stato proposto un attaccante di lungo corso e buon passato e un centrocampista con doti da metronomo del centrocampo. Non si escludono sorprese a stretto giro di posta. Novità per i biglietti di Catanzaro-Taranto, la società calabrese ha reso noto che i biglietti validi per l'accesso al settore ospiti saranno disponibili fino alle ore 19 di sabato 8 ottobre, ai sensi della normativa vigente. Gli italiani del settore ospiti sono in vendita al prezzo di 10 euro più diritti di prevendita presso il punto vendita Go2 Pausa Caffè, Viale Trentino 5, Taranto. Per l'acquisto dei tagliandi validi per il settore ospiti, ai sensi della normativa vigente è necessario esibire il documento di riconoscimento e per i soli possessori della tessera del tifoso in originale. Il Catanzaro non aderisce alla campagna promozionale Porta un amico. È fatto obbligo all'acquirente di assicurarsi che la stampa prodotta sia di buona qualità. Non sarà disponibile la vendita dei biglietti per il settore ospiti il giorno della gara presso lo stadio di Catanzaro.
E la Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Taranto sceglie ancora una volta lo sport, ma questa volta tutto al femminile per veicolare il valore della prevenzione, e lo fa legando il proprio nome a quello della Corim Città di Taranto Calcio 5 femminile per la stagione agonistica 2016-2017. La società sportiva dilettantistica del presidente Gianni Marsico, con orgoglio, recherà infatti il logo dell'associazione di volontariato sulle maglie delle proprie giocatrici, impegnate nel campionato di calcio 5 femminile regionale pugliese FGC per la promozione alla Serie A nazionale. L'inizio della partnership con la Corim Città di Taranto Calcio 5 femminile incontra proprio nel mese di ottobre la felice coincidenza con la campagna Nastro Rosa, momento importante per la Lilt, che ogni anno di questi tempi ricorda alle donne come aiutarsi a prevenire il cancro del seno. L'Athletic San Marzano è una famiglia che con la sua unione, la sua voglia di fare bene, sta facendo già innamorare gli appassionati di futsal. Non ultima fra queste è la preziosissima figura di Bruno Di Palma della CM Costruzioni Impianti Elettrici Meridionali, azienda di Fragagnano, maggiore sponsor del club di Abate Matteo. Ho visto per la prima volta il gruppo mercoledì sera, attacca Di Palma. A primo impatto ho notato grande compattezza e motivazioni da parte di tutte. In passato ho avuto altre esperienze sportive. Devo essere sincero, questo progetto in cui protagonista è il gentil sesso mi ha colpito tantissimo. E la Mediterraneo Sport ha presentato questa mattina programmi e staff del settore nuoto per la nuova stagione sportiva. Vediamo. Riparte la stagione del nuoto della Mediterraneo Sport. Stamattina presso l'impianto sportivo di Via Bruno, il club ha presentato programmi e progetti per il nuovo anno. Il direttore sportivo Massimo Donadei ha sottolineato un doppio obiettivo: formare i giovani e raggiungere successi e medaglie sul fronte agonistico. Lo abbiamo ascoltato. Ripartiamo sulla base di una grande stagione che si è appena conclusa, che ci ha visto protagonisti i nostri atleti in ambito regionale e nazionale, e da circa un mese abbiamo iniziato gli allenamenti, prima a secco e poi in piscina, e sicuramente la stagione che si presenta, che fra qualche giorno sarà annunciata in forma ufficiale con i calendari, ci vedrà protagonisti. Noi più volte ce lo siamo detti in ambito collegiale con tutti i tecnici: abbiamo voglia di far bene, abbiamo voglia di far crescere i ragazzi, e oggi ci sembrava importante mettere a tema due aspetti: un aspetto educativo formativo legato a quello che ormai è il progetto Mediterraneo sul nuoto. Nuoto e sto bene è un progetto trasversale che parte dai piccolini 3-5 anni fino ad arrivare ai ragazzi un po' più grandi e fino alle forme di nuoto che punta verso il vertice. E sono contento dei miei collaboratori, e ormai abbiamo un processo ben oliato, una catena di produzione sportiva veramente collaudata. Siamo molto critici verso noi stessi, e questa rigorosità ci ha premiato ancora quest'anno e ci premia costantemente. Confermato per intero lo staff tecnico della Mediterraneo Sport, Eva Cecchetto si occupa del gruppo Smile e Propaganda con l'ausilio di Davide Semeraro, Gianmarco Antonante il tecnico del settore Propaganda Senior, Vito Donghia guida gli esordienti A e B, Roberto Bechis gli assoluti e Master, Maria Pina Massa allena le ragazze del nuoto sincronizzato. Nella scorsa stagione la Mediterraneo Sport ha disputato i campionati italiani con ben 5 atleti. Il traguardo è crescere ancora. Tra 2 settimane intanto saranno presentate tutte le novità del settore pallanuoto. Grande prestazione per Raffaello Perrini, appartenente al Circolo Velico Ondarguena, con la nazionale italiana al campionato mondiale universitario di match race tenutasi a Perth in Australia. Il velista tarantino e il suo equipaggio, capitanato da Valerio Galati, hanno vinto la medaglia di bronzo. Perrini e l'equipaggio italiano sono già reduci da un'altra medaglia di bronzo importante al campionato europeo di match race svoltosi a Svendborg in Danimarca nel mese di agosto. 16 società e 41 atleti sul ring di Puglia e Basilicata. E questo è il valore del torneo regionale senior di box che andrete in scena a Taranto da domani, venerdì 7 ottobre, a domenica 9 all'Ippodromo Paolo VI. Indetto dal comitato regionale della Federbox, organizzato dalla Quero Chiloiro Taranto con la collaborazione e preziosa ospitalità della famiglia Carelli, l'evento è propedeutico al torneo nazionale senior che si terrà ad Avellino dal 19 al 23 ottobre.
Un turno al giorno, quarti, semifinali e finali, sino al verdetto che decreterà la qualificazione alla kermesse nazionale. E sul nostro sito www.canale189.it è pubblicato il sondaggio «Scegliamo insieme il nostro sindaco di Taranto». Collegandosi e cliccando sulla sezione dedicata al sondaggio, basteranno pochi clic per indicare le caratteristiche che secondo voi dovrà avere il nuovo sindaco: sesso, età, istruzione, provenienza, professione, esperienze e cittadinanza. Ecco i dati aggiornati ad oggi. Alla domanda sulla preferenza di sesso del nuovo sindaco avete risposto così: 3.400, pari al 76,4%, preferirebbero un uomo, 1.050, pari al restante 23,6%, una donna. Alla domanda sull'età, dai 35 ai 45 anni, 1.770, il 44,14%, dai 45 ai 60, 1.800, il 44,89%, dai 60 in su, 440, il 10,97%. Per l'istruzione, laureato per 2.780, il 72,82%, diplomato per 1.060, il 27,18%. Per la provenienza dalla società civile per 3.100, l'81,15%, mondo politico per 720, il 18,85%. Professione occupato per 2.800, il 74,87%, disoccupato per 620, il 16,58% e pensionato per 320, l'8,56%. Con esperienza di pubblica amministrazione 2.360, il 64,66%, senza esperienza di pubblica amministrazione 1.290, il 35,34%. Infine per la cittadinanza, tarantino per 2.940, l'81,89%, non tarantino per 110, il 3,06%, indifferente per 540, il 15,04%. E si conclude la nostra edizione di 189 News. Vi ricordiamo che l'informazione continua in tempo reale sul nostro sito www.canale189.it e vi rimandiamo ai nostri prossimi appuntamenti.